Siamo col vice sindaco Giuseppe Sterrantino. Si sta affrontando un problema della sicurezza relativo all'Istituto Autonomo Case Popolari di Trappidello. E c'è stato anche un incontro in prefettura. Ecco, cosa avete deciso, vice sindaco? Siamo stati con il comandante della Polizia Locale di Taormina, Lopresti, congiuntamente alla direttrice degli ACP di Messina, dottoressa Giacobbe, presso la prefettura. Io ringrazio ovviamente il prefetto del tempo che ci ha concesso. Di concerto con gli ACP di Messina si sta cercando di trovare delle soluzioni idonee a garantire maggiore sicurezza e maggiore vivibilità all'interno dell'Istituto Case Popolari di Trappitello, perché purtroppo in questi mesi, ma anche nel periodo precedente, sono state fatte una serie di segnalazioni per episodi che nulla hanno a che vedere con la normale vivibilità di un luogo. Quindi si sta cercando di organizzare una prima attività di controllo dell'anagrafe per capire se ci sono soggetti abusivi o meno, in modo tale da garantire ovviamente la corretta fruibilità. Come amministrazione comunale stiamo preparando il bando per l'assegnazione perché le case popolari che sono di proprietà degli ACP di Messina, vengono comunque assegnate per il tramite di un bando predisposto al comune di Taormina.